Nelle farmacie di Bologna e provincia potete trovare dei pacchetti di pillole di movimento. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Paola Paltretti, presidente della WISP di Bologna. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Allora, per chi non lo sapesse, che cos'è pillole di movimento? Pillole di movimento è una campagna di promozione dell'attività fisica rivolta alle persone sedentarie che permette a partire da oggi di svolgere un mese gratuito in palestra e in piscina. Ecco, quanti pacchetti sono non in vendita a disposizione appunto nelle farmacie del bolognese? Allora, ci sono 22.000 scatole di pillole di movimento che vengono distribuite gratuitamente in oltre 70 farmacie del gruppo Federpharma e Lloyds Benu a Bologna e in provincia. Ecco, quali sono appunto i numeri di questa iniziativa e da quanto tempo è nata? Questa iniziativa è ormai alla 13ª edizione e vede una partecipazione che negli anni si è sempre confermata, che va su oltre 2.000 persone che partecipano, ma soprattutto che dopo aver svolto un mese gratuitamente continuano a fare attività, perché l'obiettivo è proprio questo: incidere sulla cultura del movimento e far sì che per le persone fare attività fisica diventi un'abitudine quotidiana, visti gli enormi benefici che ormai tutti conosciamo. Ecco, chi utilizza maggiormente questa opportunità, appunto queste pillole di movimento? Sono più i giovani, sono più gli anziani? C'è un dato che mi ha un po' sorpreso. Sì, allora le pillole possono essere utilizzate dalle persone maggiorenni, dai 18 anni in poi, e non ci sono limiti. Negli anni abbiamo visto che la fascia di popolazione che maggiormente aderisce è quella dei giovani, e questo è particolarmente positivo, cioè sebbene l'età sia tra i 20 e i 50 anni, ma nella fascia 20-30 anni sono molto numerosi e noi sappiamo quanto sia difficile coinvolgere i giovani in questo tipo di attività, mentre questo è un dato per noi molto positivo. Senta, presidente, questo progetto nasce dalla WISP di Bologna, no? È un vostro copyright, direbbero gli inglesi, sì. Ma è già stato esportato fuori dalla provincia e adesso andrà anche fuori dall'Italia, è così? Sì, l'anno scorso si è svolto in altre regioni in Italia, ma soprattutto il prossimo anno, grazie a un progetto europeo, verrà svolto in altri 6 stati, quindi esce dai confini italiani. Ci fa molto piacere perché lo consideriamo anche un arricchimento per il progetto. Speriamo che anche dall'estero ci arrivino idee per rendere questo progetto sempre più interessante. Un bel progetto. Quali sono gli sport, prima di chiudere? Gli sport sono sport adatti alle persone sedentarie, quindi tutta l'attività che viene fatta in piscina e le attività in palestra, a corpo libero, di sala cardio fitness, quindi le attività sono non di sport, ma di attività sportiva adatta a una persona che si mette in movimento e che da tempo quindi non sta svolgendo molto attività bene. Fisica. Molto bene, Paola Paltretti, presidente di WISP Bologna, grazie mille, buon lavoro. Grazie, buongiorno a tutti.